Con il prelievo dal fondo di riserva che è stato deliberato in giunta andiamo a risolvere una delle problematiche che diciamo ci trasciniamo dietro da un po' di tempo, cioè quella del centro anziani dell'Annunziata. Perché? Perché abbiamo da alcuni mesi uno sfratto dal locale dove è collocato il centro e in più si è presentata una nuova problematica. Nel momento in cui abbiamo iniziato a fare e abbiamo poi finito i lavori al centro polifunzionale, gli anziani non possono più usufruire di questo locale per le loro serate danzanti che venivano effettuate il venerdì sera, dove vengono e venivano insomma anziani da tutta la provincia di Teramo. Quindi con l'individuazione di un nuovo locale, quindi a breve andremo anche a stipulare il contratto di affitto, verrà trasferito il centro anziani in questo locale più grande, che può essere utilizzato sia come centro proprio ricreativo e sia come anche locale dove effettuare le loro serate di intrattenimento. E mi preme sottolineare che nella nostra città ci sono 4 circoli anziani collocati a Lido, all'Annunziata, a Colleranesco e a Giulianova Paese. Circoli anziani che sono tutti molto, molto attivi e molto frequentati. Amministrazione comunale abbiamo proprio in bilancio stanziato ogni anno un contributo che viene dato in maniera equa a tutti e 4 i centri.